È ancora presto per tracciare un bilancio della nuova edizione del MEI, ma da quello che si è visto sembra essere stato anche quest'anno un grande successo. Migliaia di persone sotto i tre palchi dove si sono alternati circa 300 gruppi, decine le cassette, ormai simbolo del MEI, dove i ragazzi lasciano i loro CD con la speranza che qualche produttore o giornalista li noti, fiera gremita di rockers, metallari, punk a bestia, jazzisti, discografici in cravatta. Siamo qui con Paolo, il batterista degli Zeus. Dunque, qual è la differenza tra la musica indipendente e la musica di mainstream prodotta dalle major discografiche? Domandone, più che altro su cos'è la musica indipendente oggi, cioè secondo me la differenza sarà la libertà di azione che in teoria dovrebbe avere un gruppo. Purtroppo credo che in Italia anche la musica indipendente non sia così indipendente, a parte le realtà DIY più veramente più terra a terra che riescono a gestire tutto da sé e senza per forza uno scopo di lucro o comunque senza l'ambizione di fama. Secondo me quello è il vero indipendente ed è difficile trovarlo altrove. Si parla sempre di business, purtroppo, anche in questa realtà qui. Sul file sharing, che come penso un musicista? Come? Io sono a favore del file sharing, sono a favore del download, sono a favore della Creative Commons e i nostri pezzi sono scaricabili gratuitamente. Ovviamente penso che il feticcio del disco sia, soprattutto del vinile, sia sempre più importante. E il file scaricato da internet serve per conoscere, farsi conoscere,